La chiami la cucina di sindaco e dice che... Continuo ancora io con lei. Con lei? Con lei? Con lei? Il carattere di lei? Le 9 con il ragone in piazza, l'annullo postale, vi ricordo che dove vedete il gazebo lì, sarà lì fino alle 15 del pomeriggio. Adesso lentamente ci accomodiamo in via 25 aprile al parco dell'immigrato per lo scoprimento della nuova intitolazione. Parco dell'emigrato, l'intitolazione è a Zapparoli, Policarpo e Rodolfo. Allora vi dico così due parole proprio da questa intitolazione al parco. Possiamo dire che dal 1861 ai giorni nostri, dal 1861 al 1985, in circa in un arco di un secolo, abbiamo avuto dai 25 ai 29 milioni di emigrati che li possiamo suddividere in quattro gruppi. Una forte emigrazione è stata alla fine degli anni 800, inizio degli anni 900, e questa è stata la prima. Poi c'è stata un'emigrazione, diciamo, subito nel dopoguerra, e una terza emigrazione fra gli anni 50 e 60, e l'ultima emigrazione che riguarda diciamo gli ultimi 15 anni. Adesso do la parola a Rino, che Carlos oggi non c'è qua presente con noi, ma comunque ha mandato una lettera, diciamo in sua assenza ha mandato una lettera. Ok, buongiorno a tutti di nuovo. Vi leggo la lettera di Carlos Luis Zapparoli, pronipote di questi Zapparoli qua, e dice: egregio signor sindaco, siamo nel 1893, quando Zapparoli Policarpo, all'età di 61 anni, insieme alla sua moglie Ogliani Rosa, di 50, i loro figli Rodolfo di 30, Giacomo di 27, sua moglie Zelinda e la suocera Ogliani Carolina di 80, sono partiti per l'America. Questa partenza è stata molto triste e malinconica, contro la loro volontà, ma purtroppo sono dovuti partire perché non avevano condizioni economiche per sopravvivere. Il cibo non era sufficiente per tutta la famiglia e quindi hanno fatto come tanti altri migranti. Hanno dovuto lasciare il loro amato paese. Adesso nel 2013, esò allegria. Purtroppo non sono presente. Ne ho molto orgoglio di ricevere questo omaggio che rappresenta tutta la emigrazione mantovana. Per 22 anni di seguito sono sempre stato presente insieme ai miei amici del tennis e del comune. Quelli che mi conoscono sanno che la mia vita è fra quella, ottava meraviglia del mondo, cioè Magnacavallo e San Paolo. Io e tutta la mia famiglia ringraziamo per questo giorno di festività, se Dio vuole. L'anno prossimo sarà presente. Grazie mille, Carlos Zapparoli. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Sua Eccellenza il Vescovo Guido Pecorari dell'Uruguay, e oggi ne approfittiamo per l'intitolazione del parziale della Chiesa alla Santa Francesca Saverio Cabrini. Il Vescovo sarà lui di persona che farà lo scoprimento della targa. Ringrazio per la vostra presenza. E quindi il ruolo principale è quello di nunzio apostolico, cioè ambasciatore del Papa, no? Perciò sono stato in almeno una decina di nazioni diverse a svolgere il mio ministero, più emigranti di così. Il Papa due mesi fa, salutando noi nunzi apostolici, ha detto: voi siete un po' i nomadi nel mondo, a rappresentare il Papa come nomadi, no? Cioè mai fermi in un posto più di 5-6 anni e poi in un'altra nazione. Ora, una delle cose che faccio e vedo nelle nazioni in cui mi trovo, naturalmente prima cosa è rappresentare il Papa come vescovo, secondo come ambasciatore presso i governi, no? E
la cosa che vedo è sempre comunità di italiani molto vive che assieme alle tradizioni culturali italiane portano anche le tradizioni religiose, almeno fino a quando ci sono gli anziani, perché poi seconde e terze generazioni già è tutto un altro discorso forse. Allora è molto piacere per me essere qui tra di voi, no? Come rappresentante del Santo Padre in primo luogo, come vescovo, come ambasciatore, non dell'Italia, perché non sono ambasciatore dell'Italia, ma della Santa Sede, e soprattutto come rappresentante di uno di questa terra, perché io sono nato in queste terre, no? Grazie al signor Sindaco, grazie a tutti voi, e inauguriamo questa immagine proprio ricordando il patrimonio anche religioso, oltre che culturale, che i nostri emigranti hanno portato nel mondo. Dove vivo io, il 40% della popolazione d'Uruguay, dove sono adesso per questi 5 anni, è di origine italiana. Ecco, diciamo il 40% ha un'origine italiana, il 40% spagnola e il resto svizzera o tedesco di altre nazioni. E io vi risparmio altre cose, inauguro questa vostra bellissima ricordo di Madre Cabrini, perché quello che fanno i missionari che sono ad assistere gli emigranti nel mondo, voi non avete un'idea di quanto bene facciano. Grazie. C'è la lettura da parte di Ernesto Milani di una lettera mandata dalle suore di Sant'Angelo Lodigiano. Abbiamo questa missiva spedita da suora Annita Turno, superiore provinciale della provincia italiana delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù, data a Roma 8 settembre 2013, indirizzata al sindaco di Magnacavallo Arnaldo Marchetti e anche a Rino Barbi. Sono io. Egregio signor Sindaco, le missionarie del Sacro Cuore di Gesù di Santa Francesca Saverio Cabrini sono liete della vostra iniziativa di dedicare il piazzale della chiesa della vostra cittadina a Santa Francesca Cabrini, patrona degli emigranti. Questo omaggio del vostro comune, che si ritiene la capitale morale dell'emigrazione mantovana, è un segno doveroso di riconoscimento per quello che la Santa degli emigranti ha fatto per i nostri connazionali e che continua a fare per mezzo delle sue opere sparse in varie zone di emigrazione con le sue missionarie e i tanti laici collaboratori in favore delle diverse popolazioni di emigranti che anche oggi sono soggetti a dolorose migrazioni per motivi di guerre, disoccupazione e persecuzione. Mentre porgono i loro più cordiali auguri per il felice esito della dedicazione del piazzale e dell'inaugurazione del nuovo Museo dell'Emigrato, ringraziano vivamente quanti lottano e lavorano per qualificare il patrimonio culturale che la storia dell'emigrazione italiana ci ha consegnato, trasmettendo valori ed eroismo di tante nostre sorelle e nostri fratelli che hanno lasciato la nostra terra e che oggi sono nel mondo portatori e collaboratori di pace, speranza e integrazione culturale. Nella speranza di poter presto visitare la vostra cittadina, le missionarie del Sacro Cuore di Gesù della provincia italiana porgono i più cordiali e grati saluti. Questi sono coppie di biglietti che attestano...